tutti e bentornati sul canale. Come avete visto dal titolo, finalmente oggi vi faccio l'update del sistema Capsule Wardrobe. Vi lascio nelle schede, o qua, il mio primissimo video che riguarda appunto la Capsule Wardrobe, l'organizzazione del guardaroba capsula, che vi avevo girato un paio di anni fa più o meno. In quel video vi spiegavo che cos'è la Capsule Wardrobe, che sistema è, a cosa serve, come si struttura, vi facevo vedere anche i capi che avevo scelto per quella stagione, proprio per farvi un'idea più pratica dell'organizzazione vera e propria. Mentre in questo video skipperemo quell'argomento perché appunto, come vi dicevo, faremo la versione update. Quindi i miei pensieri e i miei accorgimenti a 2 anni dalla prima volta, quindi col senno di poi. Questo sarà il video, potremmo chiamarlo Capsule Wardrobe col senno di poi. Un'altra premessa è di, cioè non guardatemi solo il mio video, ma andate a cercarvi tutti i video che trovate sulla Capsule Wardrobe, sono bravissime, vi do un consiglio, le ragazze inglesi, loro sono veramente super schematiche, organizzatissime, vi fanno capire tutto, ma poi tornate qua perché dobbiamo capire un attimo, secondo me, quali sono i punti forti e quali no. Inizierei a fare una carrellata di pro. Quindi delle cose a favore del sistema capsula. Sicuramente al primo posto c'è la definizione dello stile. Essendo messe di fronte ad una scelta di capi, quindi dobbiamo scegliere un numero di capi, ovviamente saremo portate a scegliere quello che ci sta meglio, quello che ci valorizza di più, quello che ci fa sentire a nostro agio di più. E quindi di conseguenza si definisce il nostro stile. Io ho capito di essere una persona che ama i capi basic, le tinte unite, e ve lo dico oggi con una maglietta colorata, ma è giugno, fa 40 gradi, questa è leggerissima, più che tante fantasie messe insieme. Sono molto basic nell'abbigliamento, sono diventata molto basic, mi sono scoperta molto basic, cosa che non avrei detto prima. Secondo punto a favore del guardaroba capsula, si compra in maniera più mirata. Il motivo per il quale io mi avvicinai al sistema capsula fu proprio questo. Io avevo l'armadio pieno, non sono stata l'unica sicuramente, anche voi adesso magari che state guardando questo video, di capi che non mettevo. Di cose comprate sull'impeto di un giro da H&M, sull'onda dei saldi a prezzi stracciati, ma che poi in realtà non avevo mai messo perché giacevano nel mio armadio ancora con il cartellino. Addirittura poi magari li mettevo via per il cambio di stagione, li ritiravo fuori, avevano il cartellino, ma anche quella stagione non me li mettevo e quindi li trascinavo, cose che non utilizzavo assolutamente. Anzi, che a volte guardavo e dicevo perché ho comprato questa cosa. Quindi sicuramente, avendo sempre appunto un numero definito di capi da utilizzare, si compra molto meno. Si toglie proprio, ma io questa è una cosa che appunto ci tenevo a farvi questo video col senno di poi, perché mi sono resa conto effettivamente che cambia il metodo di ragionamento, cambia proprio il sistema che adottiamo noi quando andiamo a fare shopping. Io entro in tantissimi negozi, e magari trovo quello che non trovo quello che mi piace, esco e dico, ma non c'è niente che mi piace. Di contro magari si impara a riconoscere un po' di più la qualità. Quindi, per esempio, vi faccio l'esempio della t-shirt bianca. La t-shirt bianca è uno di quei capi basic fondamentali di cui troviamo varianti a un numero X infinito. C'è quella con lo scollo rotondo, quella con lo scollo a V, la manichetta sbuffo, la manichetta lunga, la lunghezza, lunga media, più lunga dietro, meno lunga davanti, insomma, ce ne sono di tanti modelli. Ad oggi io, che ne ho tante comunque, scelgo magari di acquistarne una di qualità, quindi sto parlando di tessuto, di un cotone puro, piuttosto che una un po' più sintetica, perché magari, no magari, perché preferisco averne una ma buona rispetto a 5 di cui non sono soddisfatta nemmeno di una. Quindi di contro si impara anche un po' più a scegliere la qualità piuttosto che la quantità, proprio perché la quantità non la possiamo più avere, perché abbiamo un numero di pezzi in cui rientrare. L'ultimo contro è che si usa tutto quello che avete scelto. Quindi quando strutturate il vostro sistema capsula, voi vi renderete conto che per quella stagione utilizzerete tutte le cose che avete selezionato. Quindi non si scappa, cioè dovete usare quello e tutto verrà appunto riutilizzato. Io ho veramente consumato certe cose
è stata una soddisfazione quando poi le ho dovute togliere perché si erano consumate e ho dovuto reinserire qualcos'altro di nuovo, perché mi sono resa conto di usare. È soddisfacente rispetto ad avere cose che mi guardavano lì nell'armadio col loro cartellino, dicevano mettimi, indossami, adesso io metto tutto. Ovviamente, come ogni sistema, oltre ad avere i pro, anche i contro. Il contro, per me, più stressante nel lungo andare, era appunto il numero di capi predefinito. All'inizio è stato l'input giusto per farmi approcciare a questo metodo, proprio mi caricava l'idea di dover essere brava, restare in quel numero di capi, a dover girare tutto, mi piaceva. Nel lungo periodo però, soprattutto ultimamente, mi dà un po' di stress, nel senso che probabilmente le mie esigenze di petto, di vita e di lavoro o di hobby sono diverse rispetto ai video che vedo fare su YouTube. Però faccio fatica veramente a rimanere nel numero predefinito di capi. Io non inserì mai gli accessori, perché scarpe e borse non mi sento proprio, cioè è una violenza, per me sarebbe veramente una violenza doverle selezionare. Io voglio sugli accessori, quindi scarpe e borse, voglio essere libera di fare come mi pare, cioè qualcosa me la devono lasciare, quindi scarpe e borse io non le ho mai inserite nel conteggio. Ma comunque ultimamente mi sta un pochino stretto, perché sarà che dopo 2 anni, quindi dopo 4 cambi di stagione, 8 cambi di stagione, ho voglia di essere un pochino più libera, quindi ultimamente il numero mi stava dando fastidio. Infatti per questa stagione non ho calcolato, cioè ho preso le cose, anche perché dopo tanti anni, dopo tanti mesi, viene automaticamente naturale, cioè vi viene normale fare, organizzare bene l'armadio e non mettere più tutto. Un altro contro che vi dico è che bisogna allo stesso tempo però riuscire a non diventare schiavi del sistema, nel senso tutto bello, tutto perfetto, ma adattate questo sistema capsula alle vostre esigenze. È ovvio che se io guardo il video di una, non faccio nome perché sono praticamente tutti uguali, di una blogger che lavora da casa, che esce la mattina solo per andare in palestra e comunque poi lavora da casa, quindi non ha a che fare con ufficio, colleghi, riunioni, spostamenti a destra e sinistra, è ovvio che il suo metodo non andrà mai bene per la mia vita e mi frustrerà, tra virgolette, perché magari io ho delle occasioni diverse dove devo avere più capi a disposizione, come me, dottore, piuttosto che chiunque, qualsiasi lavoro. È ovvio che quindi bisogna riuscire a capire qual è il sistema in linea generica e poi adattarlo a noi. Addirittura una volta avevo visto un video che avevo visto proprio tantissimo tempo fa, un video di una ragazza che aveva esattamente 25 pezzi, tra pezzi di sotto, pezzi di sopra, cappotti e giacche, 25, cioè 25 è una cosa... Forse, cioè, che devi restare chiusa in casa, perché se no come fai? Boh, non so. Quindi che cosa succede ogni cambio di stagione? Io tiro giù tutto, tiro giù tutto quello che ho nell'armadio, lo metto sul letto, un po' alla Marie Kondo, senza provare gioia. E seleziono mentalmente, faccio mente locale tra le cose che ho utilizzato, le cose che non ho assolutamente utilizzato, quelle che si sono un po' rovinate, quelle che ho magari da tanti anni e voglio cambiare. Quindi tutto quello che non voglio rimettere o riportarmi l'anno dopo lo scarto, non lo butto, cioè se sono proprio rovinatissimi, tipo che ne so, mi è capitato quest'inverno di aver fatto una lavatrice sbagliata e di aver rovinato completamente 2 maglioni che non sono riuscita, di quelli un po' pelosini, che non sono riuscita a risalvare. Cos'è successo? Quelli, uno l'ho tenuto per stare in casa, ma l'altro non mi sono sentita assolutamente di regalarlo, anche perché era diventato una 012, non più una M, una L. E quindi tutte le altre cose invece che sono ancora da poter indossare le regalo, quindi le porto in chiesa oppure le faccio vedere a mia mamma, insomma, o le tengo io per stare in casa, quindi comunque niente va buttato, niente va sprecato.
Quindi facendo tutto questo, prima di mettere via il cambio di stagione, io utilizzo le scatole di plastica, quelle trasparenti che poi porto in garage, prima di fare tutto questo appunto faccio una selezione di capi. L'anno dopo, quindi la stagione successiva, io avrò già dei capi che metterò, che sono sicura di indossare perché mi vanno bene, perché mi piacciono ancora, perché mi servono, insomma perché ho deciso di selezionarli. A quelli andrò ogni stagione ad aggiungere, quindi a ricomprare quelli che magari ho tolto l'anno prima. Quindi nella pratica l'autunno scorso ho fatto il cambio di stagione, quindi ho messo via le cose estive, ho selezionato solo quelle che volevo portarmi quest'anno, quest'anno ho preso la scatola, ho appeso tutto e poi mi sono appuntata le cose che volevo inserire. E che cosa ho fatto? Me le sono scritte, io me le scrivo tutte su, mi scrivo tutto, e ho scritto appunto le cose standard da quelle di stagionalità, quindi di tendenza a quell'anno, quelle cose trend, perché magari su quelle standard, quindi su quelle un po' più basic, investo un pochino di più, sui trend non ho intenzione di investire molto, perché tanto l'anno prossimo magari non andrà più. Vi faccio un esempio di cose standard, t-shirt bianca. Sempre e per sempre in ogni stagione. Le bluse o camicie, manica a tre quarti, manica lunga, manica corta. Per me le bluse sono un capo standard anche in primavera, anche in autunno, perché io le utilizzo sempre. Quindi controllo quelle che ho ancora e magari cerco di inserirne una con una stampa un po' più particolare, più in linea diciamo con quello che è il trend di quest'anno. Per esempio, come avevo fatto vedere nel video shopping, avevo acquistato da H&M quelle camicie bluse tutte a fiori, che poi quella era una stampa che vi era piaciuta tantissimo, quella a fondo verde chiaro, sì, con tutti i fiori gialli eccetera, che praticamente se andate da H&M trovate in ogni capo, e l'hanno riproposta veramente in ogni capo. A quella ho abbinato il pantalone nella stessa fantasia, quindi ho fatto questo completo che magari sicuramente rimetterò anche nella primavera dell'anno successivo, perché comunque è una stampa che non implica chissà che, è comunque sempre una cosa molto primaverile. Un altro capo standard che in realtà devo ancora comprare, casomai quando faccio un altro po' di shopping e poi vi rifaccio un video haul, per esempio sono i top che io uso tantissimo con le spalline sottili e a triangolo, comunque quelli da abbinare, anche da utilizzare anche durante l'anno come sottogiacca. Quello è un capo trasversale, lo usate d'estate da solo e in inverno, in autunno magari come sottogiacca. E quest'anno devo ricomprarli, perché l'anno scorso ormai li avevo da tantissimi anni, si erano comunque scoloriti, si erano rovinati, quindi li ho tolti e quest'anno devo ancora trovarli. Ma sempre per il discorso che poi si sta più attenti alla qualità e al capo di buona fattura rispetto a uno di qualità low cost, ancora non ho trovato quello che mi piace, perché vado, li tocco tutti, non mi piacciono, sono veramente super sintetici, quindi appena poi li troverò li condividerò nel video haul. Un'altra cosa che ho comprato per esempio quest'anno che non avevo dall'anno scorso sono stati appunto gli abiti midi, maxi, vi ho fatto vedere quello rosso di Zara, comunque da portarmi anche nelle stagioni successive perché comunque mi piacciono. Il giubbino di jeans, capo standard, che mi porto da tanti anni e sto aspettando i saldi per acquistarne uno magari un po' più performante, per dargli appunto il cambio, quindi per far andare in pensione il mio e metterne appunto uno nuovo. Comunque sicuramente poi vi registrerò il video haul dei saldi, anche perché appunto mi servono veramente delle cose che devo reinserire, quindi sicuramente farò un giro, anzi devo fare un giro. Io spero che questo video vi sia stato un po' d'aiuto, se soprattutto avete già fatto il passaggio, quindi se siete un po' pro del sistema capsula. Se avete dei dubbi scrivetemeli sotto, io comunque spero di aver risposto un po' a tutte le domande che ho ricevuto, che poi sono sempre le stesse in realtà, che ricevo appunto ogni volta che parliamo di capsule wardrobe. L'unica cosa che dovete sempre tenere a mente è di non farvi influenzare più di tanto, ma né da me né da nessuno proprio, e cercare di capire la questione in generale e di interiorizzarvela, fatela un po' vostra, tanto a casa a vedere quanti pezzi avete non viene nessuno, tranquilla. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.